Scuola elementare Morbelli del comprensivo straneo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Paola De Negri e sono il presidente del Comitato Genitori Morbelli. Il Comitato Genitori Infanzia Scuola Primaria Morbelli è un comitato che nasce nell'anno scolastico 2014-2015 e praticamente è nato per formalizzare un gruppo di genitori che già collaborava attivamente per varie iniziative scolastiche. Quali sono i fini del Comitato Genitori della Morbelli? Lo scopo del Comitato è quello di raccogliere fondi per vari progetti scolastici, tra i quali possono essere laboratori che vengono svolti dai nostri bambini, delle uscite didattiche per contribuire alle spese di viaggio delle uscite didattiche, per contribuire all'acquisto del materiale scolastico e anche per il supporto alla didattica, perché è capitato proprio nel periodo del lockdown e ci sono state tante famiglie che erano in difficoltà per poter effettuare la didattica a distanza da casa, allora il Comitato ha dato un contributo donando una parte di fondi per acquistare dei tablet per consentire ai bambini di poter studiare anche da casa. Quindi è un altro impegno che il Comitato si è preso in questo periodo un po' complicato per tutti. In quale modo il Comitato riesce a reperire questi fondi? Organizzando diverse iniziative. Noi per esempio abbiamo fatto qualche anno fa una mostra fotografica che è stata portata in giro per Alessandria, è stata presentata alla biblioteca ed ha avuto anche un apprezzamento dal Presidente della Repubblica Mattarella. E altre iniziative che sono state fatte dal Comitato per raccogliere sempre i fondi per i nostri bambini sono per esempio dei mercatini, delle cene di autofinanziamento, sono stati fatti uno street food multietnico. E una cosa molto importante, per 3 anni è stato realizzato un calendario anche col contributo appunto di tutte le mamme della scuola sul tema della interculturalità, quindi un calendario sempre multietnico dove tutte le nostre mamme si sono messe in gioco con i loro costumi tipici, con i loro piatti, insomma è stata un'esperienza molto positiva per la nostra scuola. E altre cose che sono state fatte oltre alle varie cene sono magari i mercatini di Natale, insomma tutto quello che è stato realizzato dal Comitato è stato destinato ai nostri bambini per poter fare le svariate attività di cui vi ho parlato. Ma i genitori della Morbelli sono andati oltre e si sono improvvisati anche attori, per cui per diversi anni sono state portate in scena anche delle rappresentazioni teatrali. E la prima di tutte è stato Il Giro del Mondo in 80 giorni, ha seguito poi La Divina Commedia, Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Malato Immaginario e l'ultima opera che è stata conclusa prima del lockdown è stato Aggiungi un mondo a tavola. È stato anche un modo per noi genitori, insomma, di vestire un po' panni diversi da quelli soliti, sono comunque esperienze che ci hanno arricchito e che hanno comunque rafforzato ancora di più il nostro gruppo scolastico, che come vedete qui ce n'è solo una piccola parte, però siamo veramente tanti e da tanti anni ci piace stare insieme e condividere questi momenti per noi stessi ma anche per il bene della nostra scuola. Diciamo che l'origine, la radice un po' di tutto questo, sia del comitato che di tutte le attività che si propongono e si condividono con i genitori, è questo progetto storico dell'Istituto Comprensivo Straneo che è il cosiddetto Tè Insieme, che è partito proprio dalla scuola Morbelli. Praticamente 18 anni fa, stiamo diventando maggiorenni, un progetto che è cresciuto proprio con noi e che risponde all'esigenza stessa dei genitori, ma anche delle famiglie, del territorio, di avere dei luoghi di aggregazione, di conoscenza e scambio anche interculturale all'interno della scuola, oltre agli incontri istituzionali previsti regolarmente. E nel tempo il progetto è cresciuto, ci siamo sempre considerati compagni di viaggio, dove ognuno porta qualcosa di sé, il bagaglio anche della propria cultura e dove viene valorizzata l'unicità e la diversità di ciascuno, ma proprio a partire dal concetto del tutti siamo diversi da tutti, la diversità non soltanto di provenienza ma proprio di quella che ciascuno ha in sé.
E durante questi incontri abbiamo scelto anche delle tematiche trasversali che i bambini affrontavano a scuola, che affrontano a scuola, ma anche l'istituto, per cui abbiamo scelto anche delle storie, dei libri, delle narrazioni condivise da bambini, da ragazzi, da genitori, da nonni, e poi proprio perché non ci consideriamo un'isola né rispetto all'istituto comprensivo né rispetto al territorio, facendo rete con tutte le realtà e sentendoci parte anche appunto della città in questo modo. E i genitori man mano hanno allargato il cerchio del tè insieme, il tè che si prende poi veramente al termine dell'incontro, e ogni anno invitando i genitori dei bambini nuovi iscritti. E da lì, da cosa nasce cosa? E proprio nel costruire relazioni e trame di storie a colori, come ci piace dire, ecco che sono nate altre iniziative. E è nato il Comitato Genitori, per il motivo che Paola ha spiegato prima, e sono nate anche delle nuove storie condivise proprio dalle storie di vita di ciascuno. E per questo, dicevamo, entra poi il discorso di quello che è anche il teatro. Come ha già detto prima Paola, appunto, fin dall'inizio, fin dalla nascita del Comitato Genitori c'è stato un gruppo che è nato un po' all'interno e un po' in modo trasversale, cioè il gruppo che noi chiamiamo i Fantagenitori, un gruppo che non è soltanto formato dai genitori ma anche da operatori scolastici, da insegnanti, in alcuni casi da ex alunni particolarmente affezionati e anche da genitori che ormai hanno abbandonato la nostra scuola perché i figli sono cresciuti ma non l'hanno abbandonata del tutto, rimanendo sempre comunque legati a noi, alle nostre attività. E queste rappresentazioni teatrali che ormai ci caratterizzano appunto dal 2015 non hanno soltanto il fine che può sembrare quello più immediato di raccolta fondi, ma principalmente hanno proprio l'obiettivo di coinvolgere i genitori in quello che è un percorso scolastico tutto tondo e quindi far sì che i bambini non si sentano da soli nel loro percorso educativo ma si sentano parte di una rete di agenzie educative in sinergia, ecco. E proprio questo aspetto della narrazione legata al teatro anche durante il periodo del lockdown ci ha tenuti uniti, al punto che pur non potendo naturalmente dare sfogo a questa parte nella maniera più tradizionale, abbiamo deciso, trovandoci virtualmente in videoconferenza, di interpretare, volendo dare un taglio semiserio, quindi una parte seria, una parte un pochettino più divertente, interpretare appunto una storia che è stata scritta tra l'altro da Chiara, che oltre ad essere una nostra collega è anche un'autrice di letteratura per l'infanzia, e rappresentare questa storia attraverso dei video, che poi sono stati dei frammenti video che ciascuno di noi ha realizzato in assoluto isolamento in casa propria e poi sono stati montati per dare un senso di questa unitarietà e di questo nostro voler stare insieme, dare un segno di unione e di condivisione anche durante un periodo difficile come è stato quello. È bello crescere insieme, bambini e genitori. È emozionante, una cosa unica. Diversità, emozione, amicizia. Grazie alle maestre e alla fantasia del genitore, che sono proprio bravissime. Siamo unite e andrà tutto bene.